L'idroscalo venne inaugurato il 28 ottobre 1930. Era l'aeroporto per idrovolanti, anche se l'attività aviatoria si arenò dopo alcuni sporadici episodi. L'idroscalo è un bacino alimentato da acque sorgive e da quelle provenienti dal Naviglio Martesana. Prese piede nel tempo l'utilizzo spontaneo dell'idroscalo come luogo di ritrovo, ritenuto particolarmente idoneo per le attività sportive. Alla fine degli anni 30 diventò il mare di Milano, affermandosi anche come sede ideale di manifestazioni sportive di rilevanza nazionale, ma non solo. L'idroscalo, infatti, è oggi una moderna struttura al servizio di famiglie e bambini, che qui, soprattutto nel periodo estivo, possono frequentare diversi corsi all'interno dei campus gestiti da diverse associazioni. La vera novità è però il corso di equitazione. Sono in tanti ad amare i cavalli, animali davvero intelligenti, ma non tutti sanno che all'idroscalo c'è spazio anche per l'equitazione. Nella zona della Punta dell'Est, tra la porta d'ingresso e la chiesetta Madonna del Lago, l'Associazione delle Giacche Verdi Lombardia ha inaugurato la scuola cavalli. E sta funzionando benissimo, abbiamo tantissimi iscritti e facciamo corsi di equitazione a campagna. Quindi insegniamo ai ragazzi o agli adulti il rispetto dell'ambiente e dove si può andare e dove non si può. Il corso è composto da 12 lezioni interne, chiaramente con la pulizia delle scuderie, la conduzione dell'animale e la bardatura, quindi la vestitura, diciamo. E dopodiché si va in sella e quindi all'interno di questo rettangolo vengono fatti i corsi. Successivi 12 ore vengono fatte tutte esterne, quindi all'interno del parco, nel bosco oppure fuori. Abbiamo visto dalle immagini che c'è un rapporto molto amichevole, quasi fraterno, tra i bambini e i cavalli. Sì, qui non si insegna il rispetto dell'animale, ma diciamo il binomio cavallo-cavaliere, che è la cosa più importante. E quindi accudirli, accarezzarli, vivere con loro.